young people without a thing. Say some vows and spread their wings and settle down just what they need, living on love. She don't care about what's in style. She just likes. E siamo arrivati su. Oggi siamo a Pecco del Bellunese, in Val di Zoldo, e andiamo alle sorgenti del Maè, che è il torrente che ha creato praticamente tutta la valle. Vedete che siamo alla fine del paese, sì. Queste sono le indicazioni, sì. E alle sorgenti ci dà un'ora e dieci. Un'ora e dieci. Andiamo su, vediamo. Sì. Dai, andiamo. Si fa. Sì, e si prosegue per di qua. Siamo per il momento una passeggiata tranquilla, cioè proprio rilassante. Dovrebbe essere una cosa da famiglia, inquadra quel bel ceppo con gli occhioni. Sì, simpatico, eh? Simpatico. Diciamo che siamo osservati. Sì. E siamo arrivati, secondo me, alle cascatelle, cosa dici? Sentiamo confusione. You don't think that much about life, you just live. A kerosene dancing around to find the joy. So you jump right in, ain't afraid to fall, you give it all. She got the best of me, she broke my heart. Andiamo a vedere la cascata, c'è anche una cascata da qualche parte. Fa una voglia di mettere i piedi in acqua. La mettiamo alla cascata i piedi in acqua, cosa dici? È che il tempo non è dei più clementi, sì, prendiamo esatto. Rovesci. Sì. E qui siamo alla cascata. Forse si va per di qua. O per di là, sì. Di là? Sì. No, non di qua. Ma secondo me è di qua. Andiamo indietro. Alla cascata. Is beating this guitar every night a tear.
not your best today. I picked myself up off the floor and found something new worth a living for. And an old dusty hand and that six string and a couple chords. I'm getting over her a little more with every song. See, I'll sing along. She got the best to me. She broke my heart. Now all that's left to me is beating this guitar. Every night a different town. She follows me around. So you get what's left to me. Yeah, you get what's left to me. I sorgenti del Maè si va a destra. Hanno messo anche le indicazioni tutte nuove. Come ti è sembrato il percorso? Molto carino, vero? Molto semplice, sì, bello. Molto. È una strada serrata. Sì. Molto. Tante famiglie, tanta gente. Ma guarda, bello proprio. Adesso dobbiamo passare un guado. Hop. Eccolo qua, questa è la sorgente principale. Qua che si vede. Questa è la fonte. Ecco qui, siamo arrivati alla sorgente. Magnifico, bellissimo, sì. È una giornata stupenda perché non c'è troppo sole, sì. Però ci sta bene, ha un clima perfetto, sì, veramente. Ci sono merita. Ancora rododendri e aquilegie, sì. Fiorite, e proprio. Abbiamo visto un paio di nevai, sì, è un paio di nevai proprio in questa, sì, stagione qui, sì, questo lo, quindi, sì. Immaginatevi, e luglio. Dopo con la vista del Padre Eterno. Il perno, il caregone e il padre perno, il caregone e il seggiolone. Sì, esatto. Cosa? Sì. E qui facciamo il giro d'anello per il bosco. Allora, questa è una faggetta, siamo vicino a Pecolla ormai, siamo giù, siamo andati a vedere le fonti del Maè, una cosa favolosa, guardate che faggetta, ragazzi miei, ma quanto bella che è. Stiamo facendo il percorso sulla sinistra e invece che fare la stradina, sì, che è al sole e c'è un sacco di gente, abbiamo preso per il truoc. E vai fatto, cioè, un giro d'anello. Il sentiero, che e siamo sull'altra parte. Molto più bello questo, giusto? Sì, penso che adesso si esca, sì, al ponticello. Penso di sì, adesso quello vediamo. Che avete visto all'inizio. Adesso vediamo. Sì. Ok. E siamo sbucati qua.
sul torrente. Bel percorso però, ragazzi miei, favoloso, stratosferico proprio. Qui all'occhio e voilà, il pelmo. Ma è discesa? Con calma. E adesso abbiamo anche le rane nelle scarpe. Ciao! Ok, siamo arrivati giù. Allora come ti è sembrato? Siamo arrivati molto tranquilla, molto facile. Diciamo che se fate il sentiero, il truoc dall'altra parte, è bene una volta che sbucate vicino al torrente salire, e poi c'è un sentiero in costa, e non fare come noi che abbiamo voluto tagliare e siamo finiti con i piedi a bagno a fare cicche ciacche. Comunque dai, è stato anche che divertente, però a noi dai. È piaciuto, sì, cioè sì. Io era da stamattina che volevo mettere i piedi in acqua. Finalmente ce l'abbiamo fatta, va bene, ve lo consigliamo. Alla prossima, ciao.